Beh, tanta guagna per tutti, ragazzi. Questa è una comunissima partita a Black Ops 2 Buried, la mappa. Non è un... Diamo un po' di... Vai, mi sono attaccato, ma tanto non c'è soldi. Allora, è un tranquillissimo commentary. È una partita, spero che... di giocarla nel miglior modo possibile, anche perché sono almeno... sono almeno alla partenza in questi giochi, per quanto mi piacciono da morire, questa modalità zombie di Black Ops 2 sono ancora le prime armi e quindi c'ho ancora molto da imparare. Comunque, anche sul mio canale gli stessi commenti, gli stessi ragazzi, le stesse persone che mi seguono mi stanno insegnando un po' tutti i trucchi del mestiere, quindi vedremo poi, vabbè, mi sono anche vestito ovviamente in tema oggi molto molto western con il cappello. Comunque vi ricordo a tutti, io sono Coridan e... andiamo un po'... Ah, no, no! Prima di tutto devo liberare il prigioniero, l'omone, quello in cella che ricorda un po' Slot di Goonies, no? Se ve lo ricordate, andiamo a tirarlo fuori, vediamo se ci ho capito qualcosa. Non avevo mai giocato a... o comunque quasi mai giocato, a parte World at War, la mappa quella degli zombie. Non avevo mai giocato alla modalità zombie di Black Ops 2 perché non sono... quelli sono gusti personali, non sono un grande fanatico, comunque un grande estimatore della saga di Black Ops. Ho giocato a tutti, però a livello di single player, perché mi piace la storia, soprattutto di Black Ops 1, ambientato nel Vietnam e tutte queste cose. Però non sono mai stato un grandissimo fan, appunto, della modalità multiplayer. Questa invece degli zombie mi sta aggasando da morire. Poi in un periodo che iniziano magari a uscire molti giochi zombie, come potrebbero essere, che ne so, vabbè, DayZ, già uscito da un po', War Z, Project Zomboid, Seven Days to Die, che avete visto, ho fatto dei video anche, li trovate nei video precedenti di Wagna. Quindi le modalità zombie, poi io da sempre sono un grandissimo amante degli zombie, stanno un po' venendo alla ribalta ultimamente, e a me piacciono da morire, sono contento, poi con The Last of Us, gli ultimi giochi e tutto, sicché... buttiamo giù. Non è ancora finita la prima mandata? Andiamo di fare una partitina veloce e indolore. Spero che sia quantomeno piacevole. Poi anche il color secca, ci ho visto, no? È bellissimo. L'ho fatta proprio western, la bestia. Vabbè, ovviamente, Coridan, grande estimatore degli zombie, amante dell'Old Wild West, quindi proprio questo gioco qui per me è perfetto. Un po' come fu anche Red Dead Redemption e Dead Nightmare. Cioè, a me mi metti gli zombie e il West insieme, siamo amici a vita. Allora, vado ad aprire il saloon, che almeno ci trova tre colpi e punta all'istante. Il bello che all'istante, sta merda di gioco all'istante te lo dà sempre quando sta per finire il round, che te vai addosso allo zombie, usi, all'ammazzi, pigli all'istante perché non te ne rendi conto, ci corri addosso e te lo fotti, perché ora ovviamente mi sono fottuto tutto il tempo che arrivano gli zombie. Io all'istante non ce l'ho più. Vieni qua che devo aprire il juggernaut. Vieni. No, non le volevo sparare in testa, vabbè. Perché fatto è fatto. Sarebbe il colmo farsi ammazzare qui subito, eh. Vai. Aprilo. Corri. È bellissimo lui, è proprio il classico scemo del West con le bretelle. Il figliolo usato nelle cose, nei campi, per tirare le pacche, mio buono. Per tirare all'aratro. Andiamo. 1, 2, 3, 4 e 5. Fine dei colpi. Qui si passa a una delle mie armi preferite che... oh, non l'ho presa. Arma preferita. Non l'ho presa. Non l'avevo presa. Ok, allora. Anche il Juggernaut è aperto. Ora direi che con quest'ultimi punti mi ci prendo appunto il Juggernaut. E poi... ah no, non ci prendo una sega perché se non accendo... devo accendere l'elettricità. Io sono rimasto nel West con il telegrafo, le luci a petrolio, le candele. Ah, sì, che elettricità. Che è troppo evoluto questo villaggio. Andiamo di qua. Ho imparato un po' a conoscere gli ambienti di questa mappa. Ora, la so giocare un parolone, perché ve l'ho detto, gioco da poco. Comunque ho imparato un po' a conoscerla, ma va sicuro questo qui sarà la 40ª volta che ci gioco. Poi io di mio sono un po' duro, un po' recidivo, quindi ci metto sempre un pochino, ecco, diciamo, a... Poi vabbè, la cosa bella di questo Black Ops è che in altri giochi come Left 4 Dead, bellissimo, cooperativo, però sono sempre uguali le mappe. Qui invece un pochino anche devi impararti comunque le tattiche, non basta solamente andare avanti, sparare o... poi
prendere sempre le stesse armi e cose del genere, anche se poi ognuno di noi sviluppa sempre la propria tattica, che si prende le proprie armi preferite, sa dove andare, sa quali sono i punti. Anche qui forse poi le partite diventano un po' tutte uguali, però giocandolo in modalità online con altri giocatori che appunto non sapete cosa faranno, non sapete quale porte vorranno aprire, perché intanto nella maggior parte dei casi non si comunica fra giocatori, e lo sapete, a meno che non siamo ovviamente in gruppo insieme, tipo su Mori e tipo su Skype o TS o cose del genere. Quindi ognuno giocherà un po' per conto suo e c'è sempre il fattore non randomico, ma quantomeno il fattore sorpresa. Cazzo, li corro in bocca gli zombie. Io accetto l'aiuto, ma non serviva. Perché sprecare colpi quando basta sparargli in testa? Qui l'handicappato lo odio, perché tutte le volte che viene colpito piedi scappa un prigione, ti toccherà andare a cercare un'altra volta la chiave. Seguimi, bisogna andare alla strega, andiamo. Vieni, scemone. È bellissimo, è che proprio hanno fatto lo stereotipo delle bretelle, il taglio di capelli a padella. È stupendo. Lui è bellissimo. Ma quanto zombo. Li zumpaca. Vai, giù, casa. Sparo sempre un po' con parsimonia perché ho paura che mi compaia lui dietro e di colpire lui. Ma da dove cazzo sei passato? Meglio. Sì, va bene, tieni. Corri. E fai come ti passi, ok? Vai, butta giù tutto. Fammi contento. Cazzo, quel coso è un bulldozer. Ti piace. Vedi, Misty? Rasman non cazzeggia. Dove va? Sale su tetti. Occhio, sfondi tutto, scemo. Allora, prossima cosa, voglio aprire la casa delle streghe, perché almeno mi vado a prendere il double tap. Poi direi forse anche di aprire la cassa. So fare anche quello, sapete? Ok, vediamo se c'è. L'unica cosa forse non ho capito, dopo quanto ricompare, dopo quanto tempo ricompare la cosa, la birra o il vino, che dici voglio birra, dovrebbe essere birra, dopo quanto ricompare. Perché i due punti sono questo più un punto sulle scale, dentro sempre al saloon. Forse devo ammazzare, far finire l'ondata prima. Sì. Perché infatti una volta l'ho lì girato di spalle e l'ho visto riapparire. Andiamo un po'. C'è. Lo sapevo. Oh, l'ho fregato! Andiamo, scemone, andiamo. I tuoi genitori hanno anche figli normali? Si saranno pentiti di averti fatto? La boom. Kaboom! Col cazzo che si salveranno la pelle. Col cazzo che si salveranno la pelle, stupendo. Poi c'è anche le parolacce in questo gioco. Con questi mi pagherò lo spizio. Con questi mi pagherò. Ah, ma c'ho il vecchietto, io sto usando il nonno. Oh. Con questi mi pagherò lo spizio. Un pezzo sia la ragazza. Vieni con me. Vieni con me. Eo. Voglio andare a prendere il double tap subito. Così faccio, inizio a fare. A parte non ce n'è bisogno, penso, da come ora, perché fino al round 13 ho visto che posso usare tranquillamente l'arma senza nemmeno potenziarla. Però tanto, ora o dopo. Sì, la strega dietro che urla. Tieni, così e così. Vai. Non prendere la radice, eh! Non prendere la radice! Grande lui. Grande toro. Finita anche questa. Andiamo dentro. Tanto entro soltanto per prendere il double tap. Ancora il pack a punch non lo prendo. Maledetta puttana. Ah, ma non posso più uscire! Madonna! Ma... Veloce, ricarica! Che mi incula, punti! Oh! Buon
piano prima di cantare vittoria, che poi... No, sono un cretino. Cioè, ce l'ho fatta... Sono un cretino. Cioè, sono venuto qui senza... Cioè, con la pistola... Col mitra senza munizioni. Sono un cretino, via. Allora è bene che muoia a questo punto. Allora. Cosa è... Oh! E mi ha rubato punti. Ma allora... Cosa cazzo è appena successo? Allora ci avete la mamma maiala. Porca maiala. No, cioè... Mi sono un culato da solo. Queste sono proprio le nabbate maledette. Classiche da me. Cazzo è la strada? Ai ai ai. Avrei ammazzato comunque. Che c'è? No, oh, non mi piace. Non mi piace. Posso avere anche quelle di Misty? Posso avere anche quelle di Misty? Stupendo. Dove cazzo? Come si entra? Allora, di qua no. Di qua no. Maledetto, dannato West. Forse di qua. Sto cazzo. Sto cazzo. Adesso si affrecciami pure. Ma porca. Un gigante che dorme. Poi, e qua te lo stesi. All'ultimo lui? No. 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 Non è l'ultimo. Sì, ora forse è l'ultimo. Allora, di qui non si entra. Mi sembra che l'entrata, ma non era tipo su un lato così. Porco mondo. Dove cazzo era l'entrata? O non si è ancora aperta? Ma mi sembra strano. No, invece forse no, perché forse si apre dopo un tot di round e sono io che sono un frescone che ci sono venuto troppo presto. Dai, dai, dimmi di sì. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Grande toro. Sono arrivato. Ora mi basterebbe fare il... No, la stamina non la prendo. Infatti vedete, sì, si è chiuso il cancello. Mi sa che si apre e si chiude. Ora mi basterebbe prendere il pack a punch anche per le pistole. Così faccio le pistole esplosive. Non sarebbe male. Vengono anche da di qua? Eh sì, cazzo. Dai, dammi 5.000 punti. Doppi punti no, brutto. Doppi punti! Mi volevi? Munizioni. Però devo caricare prima, porca puttana. Va bene. Va bene. Bomba, kaboom. Così staranno zitti per un po'. 6.000, scendiamo. Ai, cazzo, mi spezzo le gambe. Scendiamo veloce, pacca punch. Mi sembra un continuo déjà vu. Veloce, ridammela. Ok, reggiamo qualche round qui sotto. Per potenziare anche le pistole. Poi mi levo anche molto velocemente dalle scatole. Tanto dovrei reggerci. Dai, direi non male per un abbazzo, no? Se vedete. Non male quando inizia a arrivare a round 30. La difficoltà è normale, non è abbassata. Magari anch'io se non ricarico ogni 3 colpi evito di farmi stendere. All'istante. Sono il re degli ammazza mostri. Accoltellate.
Anche te. Anche tuo nonno. Anche te. Dai, dai. Altri 1000, altri 1000, altri 1000. Pacca pancio le pistole e mi levo da alle palle. Increase your firepower. Che figata, l'ha disegnata la cosa, la ray gun ammosciata tipo minchia. Dai, vabbè, si può di minchia. Stendiamo un velo pietoso. Perché nell'Old Wild West, quando l'uomo con la pistola incontra l'uomo col fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto. Dai, stronzetti! Dai, stronzetti! E vai, stronzetto! Merda, vabbè, non t'avevo visto, sta calma. Cioè, potrei reggere qua sotto. No, ti allarga, però. Pacca pancio. Pacca pancio, questi sono momenti in cui la morte si avvicina. Qualcuno sa come funziona? Sì, sì, lo so io, esplodono. Quindi non ci spariamo. Vado via. Potrei reggere qua sotto, però. Perché sarebbe buono che comunque. Lì. No! Lì sotto dove c'è il pacca pancia si incanalano lì in quel tunnel, quindi si possono ammazzare anche con le pistole esplosive una a una. Merda! Oh, se ricasco nel buio sono scemo. Vabbè, andiamo via. Se mi perdo, potrei accamparmi qui per la notte. No, non è questa la strada. Sarà questa. Vado ad andare via. Porca puttana. Come si va via? Guardi di saltare le braccia, è solo un avvertimento. Qualcuno mi spiega come si va via, cortesemente. Come si va via? Cioè, c'ho all'istante e per due. Si vede qua. Crepano. Io non covo vendetta alla pratica. Come cazzo si va via? Forse devo aspettare un tot di round che si riaprono cancelli. O c'è una strada tipo qui? Non è una strada? Non è una strada. Non è una strada. Muori, muori. Dai, più o meno sto iniziando a capire come funziona sta mappa. Ne sono contento, perché mi sentivo veramente un negato completo. Sicuramente lo sarò ancora. Ci avrò ancora molto da imparare, però, rispetto a prima. Comunque, dai ragazzi, prima che questo gameplay venga troppo lungo, spero che vi sia piaciuto. Al solito, tanta guagna per tutti. Io sono Corridan, se vi fa piacere vedere altri giochi, altri video gameplay basati comunque su giochi zombie, venite a trovarmi anche sul mio canale che trovate in descrizione. Ricordatevelo, guardate sempre Wagna perché ci sono tanti bei filmati. Magari me sono i più brutti, ma non lo so, questo ditemelo voi. Ci sono tanti bei filmati e soprattutto, come dico sempre, Wagna non ci fa pagare il canone. Quindi tanta Wagna per tutti, alla prossima ragazzi.